ne frega, l'unico che spacca i coglioni, ti rendi conto che è l'unico che rompe le palle? No, ma faremo domani la spesa. Dopo vado a fare qualche lavoretto nel garage di mio papà. Sì, che lavoretti vai a fare di decoupage, Ale? Penso che tu fai il decoupage, giusto o no? Sì, ma tu non lo devi ascoltare, digli fatti i cazzi tuoi. Devi dirgli fatti i cazzi tuoi. Non so, sempre l'unico che si lamenta. Stasera anche tu pizza, bene, Morino, ma fatta in casa o comprata? Senti Tommy, basta che rompi. Buongiorno. Benitos. Sì, avevo solo chiesto, tanto per prendere in giro le persone, avevo solo chiesto, vero? Allora, andiamo a mettere la nostra farina. Io questo l'ho usato perché ho la... dovrei travasare anche il limoncello, perché prima di farla là ho fatto bollire acqua e zucchero. Ti sto costruendo il presepe per l'anno prossimo, per quel fine anno, ma dai, sì, perché ci vuole un po' per farlo. Cosa stai facendo del presepe? Dimmi un po', che so che anche l'anno scorso ho visto il pezzo di video che mi ha mandato Pupi. La pizza? Minimo 4 ore, poi più sta meglio è, nel senso. Adesso sono a una, to 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, ci sono 5 ore. Poi la devo fare, sì, 5-6 ore. Stai mangiando i tortellini, come? Il pollo a me piace, certo che mi piace il pollo. Secondo. A me in Calabria sta facendo brutto tempo, ma anche ieri se non sbaglio. Alla zucca. Stasera andiamo in pizzeria, anche se di solito la mangio fatta in casa, e vabbè, ci sta ogni tanto. Perfetto. Ancora un po'. Buongiorno Cristia, tutto bene? Allora, secondo, caldo, Voglio fare diverso con più negozi, con case, dove si vede dentro, che bello! Ma che bella cosa, Ale, che bella cosa! Poi dopo quando lo fai, mandami le foto, mi raccomando. Dimmi una cosa, Ale, avete trovato qualcosa per quest'estate, per le vacanze o ancora no? Tu fai ogni domenica la pizza fatta in casa, bene. Allora, devo tirare fuori l'olio.